Daniele Bossari, il vincitore del GF VIP 2, risponde al gossip lanciato dal magazine diretto da Alfonso Signorini: è solo un'amica. Nel corso delle ultime ore sono trapelate online alcune foto contenute nel nuovo numero di Chi Magazine, che ritraggono il vincitore del Grande Fratello VIP 2, Daniele Bossari, mentre è in compagnia di una donna misteriosa. Daniele immortalato con un'altra donna che non è Filippa. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nelle ultime ore, è soprattutto la news di TV e gossip che vede Daniele Bossari, ex concorrente del Grande Fratello VIP, tornare al centro dell'attenzione mediatica, a seguito della divulgazione di alcuni scatti che lo ritraggono mentre è insieme ad una donna dai capelli biondi, che non è Filippa Lagerbeck. Un'indiscrezione quest'ultima riportata sulle principali riviste di gossip. Stando a quanto è trapelato su Novella 2000, a lanciare il pettegolezzo secondo cui il conduttore storico di Top 8 e Pops avrebbe una nuova fiamma, sono stati i giornalisti Alberto Dandolo e Riccardo Signoretti. Quest'ultimo ha pubblicato online un post contenente la seguente descrizione: si sono sposati da poco, cerimonie da favola, tanti amici ed atmosfera magica. Lui, però, è stato pizzicato a baciare un'altra. E stavolta i panni sporchi dovrà lavarli in pubblico, ha chiusato via social media il direttore di Nuovo TV, alludendo alla coppia di neo sposi e conduttori televisivi, Daniele Bossari e Filippa Lagerbeck. Il nuovo numero del settimanale Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini, contiene delle esclusive fotografie che immortalano il vincitore del GF VIP 2 mentre è in atteggiamenti facilmente equivocabili con una donna, che il conduttore ha definito un'amica. Bossari risponde al gossip. Secondo quanto è stato riportato da Chi, Daniele e la donna misteriosa, immortalata nelle foto più discusse del momento, si sarebbero concessi una cena, al termine della quale Bossari avrebbe baciato amichevolmente ed accompagnato a casa la sua amica. Prima che fosse pubblicato il nuovo numero del settimanale diretto da Signorini, i giornalisti nonché autori del gossip concernente la presunta nuova fiamma di Daniele Bossari hanno concesso a quest'ultimo la possibilità di replicare circa l'indiscrezione che lo riguarda, relativa all'ipotesi di un tradimento che il conduttore televisivo potrebbe aver inferto a sua moglie. Ho salutato la mia amica, le ho detto ciao, buonanotte e arrivederci, durata totale 20 secondi. All'inizio, guardando le foto, mi sono messo a ridere. Poi, mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare. Non c'è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non sia la realtà, ha chiusato il vincitore del GF VIP 2, in risposta al sa menzionato e tanto discusso pettegolezzo lanciato da Chi,